We ain't dunk anymore. Maestro. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video del canale. Io sono Nicolò. Ciao. Metti ancora un po'. Io sono Ivan. In questo nuovo video del canale vi parlerò di alcuni animali molto particolari, gli entognati, che sono simili agli insetti. Nonostante questo, si differenziano da questi ultimi per alcune caratteristiche che approfondiremo nel seguito del video. Detto questo, non mi resta che augurarvi buone feste, anche se l'abbiamo già fatto in un precedente video, e ricominciare. Gli entognati sono una classe di artropodi che formano assieme agli insetti un altro raggruppamento molto più grande che è la superclasse Esapoda. Gli entognati, che in passato erano inclusi nella classe degli insetti, in realtà si sono evoluti in maniera totalmente indipendente rispetto agli altri esapodi. La differenza principale tra entognati e insetti sta nell'apparato boccale, che mentre negli insetti è esterno al corpo, negli entognati è interno. Da questa caratteristica deriva anche lo stesso nome della classe, entognata. Gli entognati sono divisi in tre gruppi, i colleboli, i proturi e i dipluri. È probabile inoltre che questi tre ordini si siano evoluti in maniera indipendente fra di loro, facendo così della classe entognata un gruppo parafiletico. A questo punto, dopo aver elencato le caratteristiche principali degli entognati, passerò a esaminare più approfonditamente i tre diversi gruppi, partendo dai colleboli. I colleboli rappresentano, assieme agli acari, uno dei più abbondanti e diffusi gruppi di artropodi che vivono sul terreno. Esistono circa 2000 specie di colleboli, suddivise in una ventina di famiglie. Queste sono a loro volta suddivise in due sottordini, gli Artropleona e i Simfipleona. Questi due sottordini sono facilmente distinguibili perché i colleboli che appartengono al gruppo degli Artropleona hanno una forma slanciata e i segmenti che compongono torace e addome sono ben distinguibili, mentre i colleboli che appartengono al gruppo dei Simfipleona hanno una forma tozza e i segmenti che compongono torace e addome non sono distinguibili. I colleboli sono generalmente molto piccoli, infatti non raggiungono mai una lunghezza superiore ai 2 o 3 mm. E hanno la caratteristica di avere soltanto 6 segmenti addominali, a differenza degli altri entognati. Un'altra caratteristica tipica dei colleboli è quella di possedere un organo chiamato furca posto sotto l'addome, di solito retto dal quarto o dal quinto segmento addominale. Grazie a questo organo sono in grado di compiere dei balzi anche molto grandi rispetto alle dimensioni del collembolo. Ma non tutti i colleboli possiedono la furca, infatti non tutti possono saltare. Gli organi visivi, se sono presenti, consistono in un numero compreso tra 3 e 8 ocelli posti sul capo. I membri della famiglia Onychuridae, invece, possiedono soltanto alcuni pseudo-ocelli posti in varie zone del corpo. La riproduzione avviene normalmente per via anfigonica, cioè con l'accoppiamento tra maschio e femmina, anche se alcune specie sono partenogenetiche obbligate. Per altre specie, come ad esempio Forsomia candida, è stata dimostrata la possibilità di partenogenesi facoltativa, cioè si possono riprodurre sia per via anfigonica sia per via partenogenetica. Nel caso della riproduzione per via anfigonica, il maschio rilascia nel terreno degli spermatofori che vengono poi trasferiti nel corpo della femmina. In seguito la femmina depone un numero variabile di uova a gruppi o singolarmente. Queste uova sono sferiche, lisce e di colore variabile. Ad esempio, nella specie Isotoma viridis, che vedete qui a fianco, le uova sono di colore rosa. I colleboli che nasceranno da queste uova raggiungeranno la maturità sessuale dopo un numero di mute compreso tra 3 e 12, quindi senza compiere una vera e propria metamorfosi come avviene negli insetti più evoluti. I colleboli sono tra gli esapodi più diffusi al mondo, questo per due motivi principali. In primo luogo perché possono essere facilmente trasportati dal vento o dall'acqua. E in secondo luogo perché sono tra gli esapodi più primitivi che si conoscano, sono stati tra i primi animali a colonizzare le terre emerse. I colleboli vivono in una grande quantità di ambienti diversi. Il primo in ordine di importanza è il suolo, ma possono essere trovati anche sulla vegetazione, in caverne, sui ghiacciai e anche sull'acqua. Anche l'alimentazione dei colleboli è molto varia, infatti le specie più grandi si nutrono comunemente di funghi, mentre quelle più piccole si nutrono direttamente dell'humus o di resti in decomposizione di vegetali, animali e funghi. Esistono anche specie saprofaghe o carnivore, come ad esempio Xenilla maritima, e altre molto specializzate come quelle termitofile. Un altro fattore che influenza la vita dei colleboli è l'umidità. Infatti i colleboli vivono soltanto in luoghi umidi e alcune specie, se vengono esposti troppo tempo all'aria, muoiono per disidratazione. Oltre all'umidità, anche la luce influisce sulla distribuzione dei colleboli. Infatti le forme pigmentate e con occhi ben sviluppati si trovano generalmente sulla superficie del terreno, mentre quelle bianche e cieche si trovano negli strati più profondi. La temperatura ottimale per i colleboli si aggira tra i 4 e i 18 gradi, anche se possono tollerare delle temperature che vanno dai 55 gradi ai meno 50. I colleboli sono preda di una grande varietà di piccoli artropodi, tra cui acari, miriapodi, piccoli aracnidi come i pseudoscorpioni e anche dei piccoli carabidi. E con questo termina la prima parte di questo video. Nella prossima, che spero uscirà a breve, vi parlerò degli ultimi due ordini rimasti, cioè i dipluri e i proturi. Quindi non mi resta che augurarvi di nuovo buone feste e noi ci vediamo in una prossima puntata. Ciao a tutti!